Con le sue tantissime discipline e specialità, Christian Zicche, buona acqua a te e a tutti gli azzurri che sognano. Buonasera a te, ben trovato, buona acqua, ti sento un po' malino come da un profondo dell'oceano, però arrivi. Eccoci qua, io ti sento bene e credo anche i nostri ascoltatori. Senti, si è parlato addirittura, al di là delle vicende agonistiche, di una spy story. Siamo a questo? Sì, hai detto bene, hai usato il termine corretto, la storia della contestazione sulla medaglia dei 400 che vedeva Sun, il vincitore, il cinese, il famoso cinesone, quello di cui tanto si parla in questi giorni, salire sul podio assieme a Detti, che poi ha preso il bronzo, ma con Orton, l'australiano, che ha deciso di non stringergli la mano, di stare un gradino sotto, di non salire, di contestare. Quindi la scena, il palco dove passare la storia in qualche maniera e mandare un messaggio di protesta, questo per quanto riguarda Orton. Ma è veramente una spy story, perché cosa ha scatenato tutto questo? Il fatto che Orton dice sostanzialmente: io non salgo sul podio con uno che è dopato, punto. Ora, la questione nasce dal fatto che alcuni rumors, anzi una comunicazione che è stata data dalla WADA, cioè l'Agenzia Mondiale contro il Doping, ricerca del doping, alla fine diceva che durante un controllo antidoping, anzi più controlli antidoping, il signor cinese San avrebbe rotto a martellate le provette. Ora, anche su questo ci sono dei punti interrogativi abbastanza inquietanti, nel senso che sembrerebbe, da quello che dice il Final Doping Panel, che gli agenti che sono andati a fare queste analisi non fossero veramente autentici dell'antidoping. Dove sta la verità? Al momento non è lecito saperlo. Però, come ti dicevo, la FINA ha preso al balzo l'ammonizione di Orton per atteggiamento antisportivo, nel senso dice: non dovete utilizzare la scena, il palco, il podio per questioni o messaggi personali. Penso non sarà finita qui, ma certamente questa diventa anche una pagina di storia, perché tu sai che la storia ha messo all'evidenza, ti ricordi, Messico 68, Tommy Jet Smith, come no, e John Carlos con il pugno, e qui invece è un tentativo di dire: no, io non ci sto al doping. Però d'altra parte, però attenzione, lì era contro le discriminazioni razziali ed è stato il primo grande ceffone o pugno nello stomaco dato da un palcoscenico mondiale a tutto il pianeta. Qui parliamo di una presa di posizione pesante che gli organi sportivi internazionali, le istituzioni, in qualche modo stigmatizzano, perché diciamo che sentenze definitive da quel punto di vista devono ancora arrivare. Se pensiamo... Ma assolutamente no, anche però perché si parla di un se, di un forse, di un probabilmente. Quindi è vero che Sun Yang ha avuto una squalifica per doping, anche lì poi non si sa esattamente per cosa, per come, per cui c'è sempre un problema di privacy che in qualche maniera si cala su questi fatti, e quindi tu sai come io la penso. Io ho sempre detto: ti prendono positivo a qualsiasi sostanza che sta nell'elenco di quelle che... Fosse anche un eccesso di caffeina, diciamo. Insomma, non so se ci sia quello, ma insomma certamente nell'elenco stabilito tu prendi le tue valigie, metti dentro i tuoi costumi, nel caso del nostro sport che è il nuoto, e te ne vai a casa per sempre, punto e capo. No, dopodiché, se tu sconti la tua pena e ritorni dopo e quindi hai le stigmate sostanzialmente di questo, poi qualcuno può dire: non mi va di nuotare con te perché sei un dopato. Ho capito, però provarlo, che in questo caso... Però ti faccio un parallelismo un po' particolare, perché una collega ha scritto oggi su Facebook che parliamo ovviamente del periodo, visto che oggi è stato reso omaggio a Borrelli, no, al magistrato. Oggi Cusani è andato a rendere omaggio, eppure Cusani fu uno di quelli coinvolti. Io adesso non dico che uno debba essere comprensivo o fino in fondo, come dire, misericordioso, per carità, non voglio essere io l'ecumenico di turno, però è anche vero che se uno ha pagato la sua pena, che fa? Non può più rientrare in gara?
dopo che per 7 anni siamo stati tutti presi per il naso da un certo Lance Armstrong nel ciclismo? Questa è la domanda che mi pongo io, da cittadino. E da... Certamente, beh, condividere anche quello che dici tu, però io penso che in questo contesto invece io farei più che altro un'analisi sociologica del fatto che cos'è il cos'è diventato il podio, cos'era nel 68 e cosa si è riproposto e con ancora più forza, perché tu prendi la medaglia, appunto, vabbè, si ricorderanno gli annali, ma quella concentrazione di attenzione, no? Il podio diventa come zona messaggio, diventa il luogo della protesta. La zona mista, di fatto, dove tutti possono dire la propria. Mista, insomma, mista mondiale, tutti quanti ti vedono l'amplificatore mondiale del concetto, capito? Mm-hmm. E poi dopo quasi passi ancora di più la storia, tant'è vero che, lo ha detto poi lo stesso Gabriele Detti, splendido, ripeto, medaglia di bronzo, il 400, ha detto, ma Orton, non si conoscono, si frequentano poi Orton, è quello che ti do questa notizia, quello che ha ospitato Paltrini nell'anno sabbatico in Australia a nuotare, è un ragazzotto che si esprime con, e ha un certo rapporto con i nostri azzurri, ha detto, ma anche tu, fai anche tu, resta anche tu ai bordi del poi sai chi stava premiandoli? Uno dei 5 vicepresidenti FINA, che è Paolo Barelli, che anche lui si sarà fatto la domanda, si sarà anche dato la risposta, vado sul podio perché tutta Italia mi vede, ovviamente giustamente, no? con grande particolare attenzione, premiare il nostro azzurro che prende questa medaglia, questa ennesima medaglia, perché questa è l'ennesima medaglia di Gabriele Detti su quella distanza, però non si sarebbe mai immaginato una cosa del genere, si sarebbe poi diventata ancora più imbarazzante se tutti e due avessero scelto contemporaneamente di stare ai piedi del podio con il cinese. Invece il cinese ha una certa familiarità. Insomma, noi italiani ce la gestiamo sempre in un po' in modo, diciamo così, ma tu hai parlato de Mani Pulite, un po' democristiani, no? Esattamente, ci siamo capiti al volo. Ecco, no, ma perché anche poi lui, il cinese, fa anche sulle spalle con... E poi un cinese un po' particolare questo, non è il classico cinese. I cinesi hanno una lingua che crea una cortina di ferro molto importante, molto, molto particolare, ma il cinese nello specifico è uno un po' così, perché l'altra volta io l'ho scritto quando ci fu quando si presentò il blocco di partenza e quella volta doveva fare le gare con Paltrinieri, perché ci aveva avuto un contrastino acquatico con una signorina brasiliana, per cui i brasiliani si sono buttati in acqua quindi nella fase di riscaldamento e scattò una risa, poi lui, o quantomeno quelli i cinesi, dissero che lui si era agitato, quindi aveva avuto una sorta, non so se è il termine esatto, di fibrillazione cardiaca, ma giù di là, insomma, gli era partito un po', perché si era un po' agitato. Senti, parliamo invece di una nota dolente. Parliamo di una... Parliamo di un po' il personaggio, è già il personaggio di questo mondiale, perché nuota in modo veramente stupendo, eccellente, e ha già messo le mani sulla prima medaglia. Vediamo cosa continuerà a fare. Sì, lo terremo d'occhio, però ti volevo parlare della giornata nera che le ragazze del Sette Rose hanno vissuto nei quarti di finale, sconfitte dalle magiare di Misura, che si confermano le ungheresi, le bestie nere delle nostre ragazze, delle nostre donne. Guarda, è un problema quello, perché Houston, come direbbe qualcuno pensando alla luna, abbiamo un problema nella pallanuoto, perché può succedere, esci fuori da un mondiale, da un europeo, anche da un'olimpiade, ma ormai sta diventando quasi una costante per questo Sette Rose. Allora io, tu sai che sono stato abbastanza polemico in passato proprio con te, dissi che probabilmente bisognerà riguardare qualcosa nelle scelte tecniche, ed ero anche stato anche abbastanza duro in questo. Ora adesso non abbiamo tanto tempo per ripensare a quello, perché a un anno dalle Olimpiadi giù di là diventa bisogna conquistare il passo. È un problema anche cambiare, sì. Ma certamente bisogna fare un'analisi impietosa di tutto questo, perché il Sette Rose è il Sette Rose per me sempre, quello olimpico di Formicone, e quindi passare dal Gotha, anche se poi questo spesso succede, e anzi è successo anche nel nostro benedetto calcio, dal Gotha arrivare a una situazione del genere,
Fa molto pensare. Soprattutto perché noi venivamo, parliamo di Rio 2016, le ultime Olimpiadi, da una medaglia d'argento, e adesso senza il pass da conquistare col torneo preolimpico rischiamo di non andare a Tokyo con le donne. Beh, questo non, io non vorrei proprio dirlo, perché non voglio proprio pensare, anche se poi dopo abbiamo ancora due opzioni per arrivare lì a Tokyo, ma dobbiamo cambiare tutto. Io non so se sia un problema strutturale anche della nostra pallanuoto femminile, parlo di club, per cui vedo, cioè hanno proprio delle difficoltà, a parte il gioco. In attacco, in attacco era evidente oggi. Sì, non abbiamo il gioco all'italiano, non abbiamo... Siamo molto, molto carenti. Quindi adesso aspettiamoci almeno i maschi di campagna, il tuo amico campagna. Eh sì. Intanto ricordiamo che l'Ungheria ha battuto le donne italiane 7-6, hanno arbitrato Putnikovic, croato, e Margheta, sloveno. Senti, prima di parlare di pallanuoto maschile, che cosa ci dobbiamo aspettare dai prossimi giorni nelle discipline puramente natatorie? Guarda, visto che siamo lì a aspettare la medaglia, perché diciamoci la verità, questa notte per chi si vorrà fare l'alzataccia, ma poi non è un'alzataccia perché questa sarà una notte importante, perché ci sono i 1500 stile libero alla versione femminile, non quelli di Paltrinieri, anche se poi Paltrinieri già entrerà in acqua per dire la sua nella medesima distanza tra poco. Dicevo, Simona Quadarella entra in questa finale, che poi è una finale importante, perché poi i 1500 sono disciplina che proprio a Tokyo diventerà olimpica, distanza olimpica, e se la vedrà con Katie Ledecky, che è una Katie Ledecky che ha già preso la seconda bastonata sulle orecchie dopo aver perso dalla Pellegrini, è già arrivata seconda ieri. Quindi io penso che la Katie Ledecky sia irraggiungibile nei 1500, perché quella veramente è una distanza che lei nuota con il pilota automatico, ma presumo che questa sarà la notte anche di Simona Quadarella. E quindi per le nostre, diciamo, finanze, per le nostre finanze acquatiche, per il nostro medagliere dovrebbe essere, anzi sarà sicuramente una buona nottata. E poi c'è Federica Pellegrini che inizierà la scalatina, scalatona nei 200 stile libero. Va bene, ne parleremo domani durante la prossima sessione di Sport Academy dalle 18 alle 20 ogni giorno su Radio Cusano Campus. Io ti ringrazio Cristian Zicca, e so che state facendo come redazione nottatacce da più di 8 giorni, quindi buon lavoro a te. Anche perché poi tutto cambia, sai qual è il concetto della giornata? Sì. Il nuoto non è una scienza esatta. Vabbè, come il calcio. Spesso e volentieri le cose cambiano, si modificano. Oggi, vedi, noi pensavamo tanto a Margherita Panziera, prescindendo dal fatto che Margherita Panziera, che noi abbiamo detto come possibile eventuale protagonista femminile, che ha le caratteristiche, tutto, ma doveva fare una, almeno come minimo di entrata, una finale nei 100, e ha bucato questa. Quindi anche lì Houston probabilmente ci abbiamo un problema, ma io sono convinto, le voglio dare molta fiducia, anzi me l'aspetto più rabbiosa, più determinata, più tecnica sui 200, vediamo. E allora dovremmo fare sempre il tifo, anche fare un po' tira tardi per sospingere azzurri e azzurre verso quanto più possibile si possa ottenere nelle prossime competizioni di questi mondiali in corso di svolgimento in Corea. Buon lavoro. Grazie a te, alla prossima.